ecco il drone e Michele Luppi ci spiega come funziona, da che cosa è costituito, sono varie parti, vediamo. Sì, qui praticamente c'è il drone in sé, poi c'è la telecamera che è sotto e il gimbal che è quello che la sostiene e che la, diciamo, la renderà stabile. Di fatto noi accendiamo. Ecco, adesso che è acceso, vedi come già la telecamera. Adesso devo accendere il modulo. Bene, Michele Luppi ci raccontava, vedi, un po'. Abbiamo anche il tilt and shift della telecamera. Le implicazioni sono notevoli, questo è uno strumento che si può usare in varie situazioni. Ah, per varie cose, esatto. Noi siamo intanto sull'argine del fiume Panama, a Camposanto. Esatto, adesso dobbiamo aspettare che lui faccia il settaggio con i satelliti, finché sotto la beige in giallo sta recependo i vari satelliti per posizionarsi per la triangolazione, dopodiché lui saprà esattamente che parte da questo punto. E questo è importante perché se si perde, se lo perdi di vista, cosa succede? Se si perde basta spegnere il telecomando, lui non riceve più segnale, si porta in verticale e atterra direttamente qua, dalla partenza. E nel frattempo vedremo che farà fotografie. E da qua vedi già quello che la webcam sta prendendo. Quindi diciamo che quando l'avremo fuori portata visiva, noi lo vedremo soltanto da qua. Ah, eccolo. Infatti riprende per terra. E le regole in Italia sono però abbastanza stringenti. Sì, l'Italia è stato uno dei primi paesi, se non il primo penso, che abbia già posto delle regole per utilizzare un drone in questo senso. Diciamo, ecco, adesso lampeggia, ha fatto 12 lampeggi verdi ed è pronto per partire. Ecco che si sta per alzare in volo. Localizzato i satelliti e si sta stabilizzando su una posizione particolare. Da qua adesso io posso tranquillamente partire. Che altezza raggiunge? Di preciso non lo so, però comunque raggiunge lontano. Tranquillamente i centinaia di metri senza problemi. Ed arriverà quasi. Ecco, diciamo che adesso io non faccio altro che guardarlo direttamente da qua. Perché è scomparso dalla vista, non si vede più. Esatto, noi non lo vediamo nemmeno più. E quindi diciamo che dalla nostra telecamera si vede che sta volando e ha una capacità di ripresa fantastica perché sembra fermo in aria. Invece sì. Un aggeggio così piccolo dovrebbe avere difficoltà di stabilizzazione. Beh, questo lo stabilizza la gimbal che ha sopra, che praticamente gli stabilizza tutte le posizioni, e anche se in realtà lui fa diverse movimentazioni, ma noi non ce ne accorgiamo. Adesso magari lo riporto qua e vi faccio vedere che cosa intendo. Questo nei giorni dell'alluvione o anche nei giorni del terremoto, quando si doveva andare a cercare ad esempio se opera d'arte. Ecco, abbiamo già perso da là. Ecco, sarebbe stato uno di quegli attrezzi che usa anche la protezione civile, i vigili del fuoco, perché permette di andare dove è pericoloso anche per la salute. Poi noi i droni li conosciamo solamente e quasi esclusivamente per la funzione militare, in realtà ha una funzione di protezione civile anche. Anche se lui si inclina, la telecamera rimane sotto perfettamente l'isola.
se vai avanti e indietro, vedi come rimane. Finora hai realizzato diversi video, cioè da poco ci raccontavi, Camposanto, San Martino, dove altro lo porterai? Lo porterai in montagna magari o al mare? Ma penso lo porterò... Sulle isole potrebbe avere belle potenzialità. Sì, diciamo che un po' dappertutto, le potenzialità sono veramente tante per un oggetto del genere. Che ci raccontavi anche, è abbastanza alla portata di tutti, perché alla fine una cosa del genere costa più o meno, con tutte le attrezzature, più sui 2000 euro. Sì. Diciamo che con 2000 fai già un oggetto estremamente completo, insomma. Non è capitato ancora, magari qualche avvistamento, qualcuno che non capisce cos'è e dice chiama il sindaco, magari c'è un sì, UFO. Sì, può succedere, sì. È di nuovo scomparso dalla vista. Ecco, ad esempio adesso sono vicino alla zona della chiesa. Che bella Camposanto dall'alto. Adesso come sto alzando. E tu considera che comunque è anche... cioè ormai sono oggetti talmente sofisticati che ad esempio questo qua fino a 20 nodi contrasta il vento. Ah però, 20 nodi è una forza del vento molto alta. Sì, quindi diciamo che non sono più modelli come potevano essere tempo fa, che se non avevi un'esperienza... anni di volo praticamente lo mandava in crash velocemente, in questo caso invece qui la piattaforma di comando è proprio semplicissima, sì. Avanti e indietro, sinistra destra, tu vai avanti e indietro, sinistra destra, e qui è su e giù. E questo è il tasto per riportarlo a terra. Sì, qui dopo hai altre possibilità. Adesso io sto lavorando con i satelliti, ma puoi anche svincolarti dai satelliti, per dire. Quindi se tu li spegni viene utilizzato al di fuori da tutto quanto, e chiaramente deve essere un esperto a farlo. Il fiume? Sì, ce l'hai qua, guarda, se vuoi ci andiamo anche sopra. Sì. Ecco, poi un po' di interferenze ci sono, chiaramente. Ma le interferenze le vedi soltanto nella trasmissione, perché lui chiaramente registrando... Sulla telecamera che ha sopra, le riprese sono perfette. Anche se in questo momento non l'ho messo in registrazione. Adesso torniamo là, guarda. Riesci a mandarlo dalla torre piezometrica, perché martedì il sindaco di Camposanto, Antonio Baldini, illustrerà questo progetto di abbattimento della torre piezometrica, che è un po' uno dei simboli di Camposanto, però Aimag ha scoperto perché ha deciso di abbatterla, quindi questa potrebbe essere una delle ultime occasioni per riprendere uno dei simboli assieme alla torre del Ferraresi di Camposanto. Sì. Ma tu saresti in grado di impostare una destinazione che va da solo con una sorta di... Allora, so che esistono già delle sorte di piloti automatici, non ho ancora appurato se su questo modello è possibile farlo, comunque ce ne sono di quelle dove tu puoi già diciamo così impostare dalla mappa di Google il tragitto, l'altezza e quello che deve fare, lui fa il posizionamento con la base. Come si ricarica questo? Si attacca alla presa elettrica, alla batteria? Sì, batterie ricaricabili, diciamo che con una batteria ci fai circa 15 litri. La cosa bella è che tu sei, ad esempio adesso io non lo sto minimamente toccando, lui tramite il satellite si prende la posizione e non si muove neanche male. Sì, esatto. Poi hai sotto, hai la leva per la telecamera, perché puoi fare anche il tilt, cioè puoi riprendere dal basso e puoi anche andare su. Sì, diciamo che è estremamente anche molto divertente come oggetto.
Dopo, a seconda poi della manualità, puoi fare riprese anche più o meno scenografiche. L'altro giorno, ad esempio, ero in mezzo alle valli di San Martino, nella zona Focherini dove c'è la villa, e mi sono divertito a fare le riprese tipo quelle che vedi nei telefilm dove giri attorno allo stabile ruotandogli, e si fanno veramente cose. Dopo è solo questione di prenderci la mano e farlo. Adesso lo facciamo atterrare. Vedi come il vento in realtà ce ne sia un bel po'. Tornato alla base.